Assessore Turano, anche lei qui a questa prima serata della Festa del Pane e della Pasta 2022, eventi come questo rappresentano la bellezza, la forza e anche la produttività della Sicilia in Italia e anche nel mondo. Guarda, non eventi come questi, noi di eventi ne organizziamo tanti in Sicilia, ma come questo quasi nessuno, perché qua Francesco Foggia, che l'anima dell'organizzazione, si è impegnato al massimo. Lui mi aveva parlato molto bene di questo evento, ma io sono venuto per toccarlo con mano e sono rimasto impressionato dell'entusiasmo, della partecipazione, dell'organizzazione. E poi queste sono sagre che permettono di valorizzare per davvero i prodotti tipici. Noi stiamo lavorando su due diversi fronti. Veniamo da Roninberga, dove sosteniamo il prodotto del biologico e lo esportiamo nel mondo, ma non abbiamo disattenzione per il territorio. Organizzare eventi come questi in ogni piazza significa dare la possibilità ai residenti di fare conoscere la bontà dei prodotti, e noi stiamo lavorando per cercare un circuito per fare mangiare siciliano a tutti i cittadini della Sicilia.